Amici, buongiorno dal vostro carissimo giocherellone. Accendo il suo joypad wireless ed è pronto ovviamente a giocare. Siamo pronti, ovviamente vedete, questo è il periodo di Halloween, quindi come potete notare c'è Horde Rush, che non so che cosa sia, pensate un pochettino, non riempire in Horde Rush, andiamo ovviamente a giocare, pensate un pochettino. In realtà potremmo giocare ad Horde Rush in pubblico, scatto dell'Orda, non so che cosa sia, iniziamo a giocare, vediamo il matchmaking di questo Horde Rush. Ovviamente Fortnite si aggiorna con tutte quelle novità legate soprattutto a che cosa, ragazzi? Ad Halloween addirittura. Quindi per chi ovviamente non ha paura, siamo pronti ovviamente a farci una grande grandissima partita a Fortnite. Scatto dell'Orda, arrivo alla fine, difende le postazioni strategiche, sopravvive la tempesta e ovviamente elimina il boss finale per vincere la partita. Quindi vedete un pochettino, vedete l'Orda dei mostri, praticamente dei mostri giattoloni. I mostri giattoloni, ti piace i mostri giattoloni, che sono ritornati da noi, pronti a chissà farci quale male. Pensate un pochettino. Cooperativa forma una squadra con tutti i grandi amici. Praticamente noi abbiamo la motosega sempre in mano. Tra 9 secondi andremo a partire, ragazzi. Il Porareti è arrivato, ragazzi. Il Porareti. Quando arriva Donat, che oggi si chiama Porareti, penso un pochettino a Donat, forse giocherà anche lui. Fortnite presenta Scatto dell'Orda. Carissimo, carissimo Porareti. Ovviamente siamo nel periodo di Halloween, quindi andiamo a scendere e vediamo che cosa abbiamo. Se dentro la tempesta è ora di fuggire da mamma, è ora di fuggire da mamma. Vedete un pochettino, ci andiamo a buttare quindi da quest'altra parte qua con questi grandi razzoni. I grandi razzoni, che dobbiamo fare? Dobbiamo fuggire praticamente dall'Orda, ragazzi, perché dobbiamo cercare di rientrare praticamente qui dentro. Ci stiamo già facendo un pochettino male perché sta arrivando l'Orda, carissimo Porareti. Vedi un pochettino, andiamo a fare il saltarello, ci buttiamo quindi qui dentro e forse, ragazzi, possiamo anche salvarci. Dobbiamo trovare un modo per scalare questa grande montagna. Vi voglio far vedere anche meglio, perché poi Fortnite, voi sapete che utilizza un metodo di gioco, un metodo di inquadratura decentrato, ti porta praticamente da quest'altra parte qua e non sappiamo ovviamente adesso che cosa. È preparati per la battaglia, ma non ho niente praticamente. Come farò, Porareti, a prendere qualcosa? Tra un minuto arriva il battaglione col bombolone praticamente da fuori. Quindi andiamo a mettere praticamente, vedi un pochettino, questo elemento incredibile, andiamo a posizionare quest'altra cosa, andiamo addirittura, guarda un pochettino qui sopra, a prendere che cosa? È il bombolone, guarda un pochettino, radice trasmittente praticamente, per dire, vedi un pochettino, amici, andate con la carica esplosiva praticamente. Guarda un pochettino, vai a premere, prendi con la ricetta trasmittente, che vado a fare praticamente, vedete un pochettino che cosa sta succedendo. Abbiamo fatto veramente di tutto e di più. Andiamo a prendere questi altri oggetti, andiamo a prendere addirittura questi guanti di platino, si potrebbe dire, i guanti di qualche personaggio degli X-Men addirittura. Questo è il bello, e quindi grandi grandi passaggi di livello, e il Porareti ci aiuterà. Quindi attenzione, perché dobbiamo, ragazzi, prepararci a sconfiggere questa grande orda di mostri. Penso un pochettino, orda di mostri da questa parte qua. Ce ne andiamo quindi di qui e vediamo che cosa abbiamo. Addirittura un mattone. Come mai un mattone, ragazzi? Stanno arrivando i mostri praticamente tra 16-15 secondi. Pensate un pochettino, arriveranno i mostri ciattoloni. Quindi prepariamoci al grande gioco. Ti piace il gioco? Ti piace, carissimo Donat, carissimo Porareti? 5, 4, 3, 2, 1, guardate un pochettino qui sopra che cosa troviamo. Andiamo a vedere dove sono questi mostri. Ho paura, ho davvero paura, perché stanno arrivando da lontano. La cosa migliore secondo me è metterci in una postazione. Eccoli qua. Praticamente vedete un pochettino questi mostri che arrivano via. Praticamente vedete, andiamo a prendere a questi mostri e dobbiamo resistere. Se sopravvivi, devo sopravvivere a questi mostri ciattoloni che mi stanno veramente, ragazzi, distruggendo. E vedete un pochettino, mamma mia, ragazzi, i colpi dei mostri, vedete un pochettino da questa parte qua, che veramente non riescono proprio a cercare. Mamma mia, è divertentissima questa modalità, ragazzi, di Fortnite, dove possiamo andare a distruggere, pensate un pochettino, tutte le cose più inimmaginabili. A dire attenzione a lui con i salti dei mostri, che come potete vedere, eccoli qua, guarda, è divertente, perché Gesù, guarda questo mostro gigante, praticamente la sua pancia gigante, lacera, balza in aria, right trigger, praticamente lacera e right trigger, balza in aria, mamma mia, ragazzi, LT, carica,
carica a mamma, praticamente carica a mamma per andare a distruggere tutto, a distruggere tutto. Quindi andiamoci praticamente da quest'altra parte qua, andiamo a vedere che cosa possiamo appunto a compiere, andare sicuramente a compiere da questa parte qua. Vediamo un pochettino di qua, e perché abbiamo anche caricato, vedete ragazzi, i nostri super poteri, momenti di Fortnite veramente incredibili e stravaganti. Capofiera lanciatrice, addirittura devo sopravvivere per un altro minuto, ragazzi, perché in Fortnite le battaglie sono così. Guardate un pochettino l'impostazione, da 33 KO, è veramente bella questa modalità. È arrivato il bombolone, guarda un pochettino il bombolone che se ne va praticamente da quest'altra parte qua. Vedete che abbiamo anche degli elementi sicuramente parte. Mamma mia ragazzi, è strano tutto questo, è tutto strano, vedete, è tutto viola, anche legato a questi mostri, legati appunto a queste specie di zombie violacei che appunto se ne vanno da quest'altra parte qua. Una modalità dove si può giocare addirittura, pensate un pochettino, oh ragazzi, abbiamo distrutto, guardate un pochettino, e qui sopra cosa c'è ragazzi? Forse possiamo prendere qualcosa, attenzione che questo mi fa male, e no, non mi puoi fare questo da quest'altra parte qua. Cerchiamo di annientarlo praticamente questo personaggio, dobbiamo prendere veramente di tutto e di più, cerchiamo di prendere, guardate un pochettino, mamma mia ragazzi, che modalità questa qui, che modalità di gioco, ma è qualcosa di assurdo. Vai qui sopra a cercare di prendere questi elementi, a cercare di distruggerli questi elementi, vedete ragazzi, voglio anche cambiare quelli che sono i miei mitra, ho ripensato un pochettino, vai col mitra ovviamente a cercare di attaccare veramente tutto con i pugni giganti. Praticamente riesco praticamente a cercare di distruggere, come potete vedere, i grandi robot. Posso giocare con te il trio di brawl, caro trio di brawl, certo. Giocherellone 79, vogliamo giocare insieme a questa incredibile modalità, di Halloween, fatta da i mitici amici. Che è questa palla? Che cos'è questa palla? Carissimo, lancia, fa esplodere. Hai visto che cosa è successo? Hai visto questa palla? E che è questa palla? Questa palla, che cos'è questa palla? Guarda, agiti la palla e che fai? No, e ti butti il trio di brawl. Sì, giocherellone 79. Se ti piace questa modalità di gioco, dopo questa partita potremmo addirittura giocare insieme, capito bene? Perché il tuo amico, il giocherellone, poi ti renderà partecipe praticamente di questa live. Pensa un pochettino, che posso fare con questo spray? Lo spray all'arancia, e me ne devo andare, diventa sempre più difficile. Ragazzi, è sempre più difficile, vedete? Il caro il trio di brawl, perché mi stanno mettendo nei pupazzetti praticamente. Vedi che devo fare, quindi che vuole questo da me, mamma mia ragazzi, aiuto, stanno arrivando i polpettoni, i mostri a palla praticamente. Hai visto il trio di brawl? Vieni a giocare col tuo amico il giocherellone, mamma mia ragazzi, è gigante davvero. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo distruggere anche forse i pilastri magici, dobbiamo rimanere, pensate un pochettino, in una situazione anche molto particolare. Vedete come si sposta praticamente questo essere, praticamente il nostro grande amico, che poi dopo ci permetterà sicuramente di andare a combattere, a distruggere, pensate un pochettino, delle guarda qui, è veramente qualcosa di assurdo. La sua pancia è gigante, la pancia del biscottino, ti ricordi? È il biscottino, quando lo vedi, together ta-na-na-na-na-na. è biscottino, ecco qua, ti ricordo come ti chiami in Fortnite, caro trio di brawl? Mi chiamo giocherellone 79, se vuoi giocare col tuo amico il giocherellone, poi dopo essere protagonista delle live, lo puoi fare, pensa un pochettino che bello, il giocherellone infatti non ti abbandona mai, il giocherellone. Come si chiama lui, che cosa fa? Fa di tutto e di più. Andiamo avanti quindi da quest'altra parte qua, vedete che addirittura tengo i piedi nel ghiaccio, ragazzi, è un po' brutta questa cosa qua, e dobbiamo stare attenti perché, vedi, mamma mia, che colpi incredibili, guarda qua, con i guanti è la cosa migliore per Fortnite, perché riesce a distruggere, ad uccidere praticamente questi personaggi in una maniera praticamente letale. Vedi, battere praticamente da questa parte qua, e ci spostiamo da questa, in quest'altro luogo praticamente. Guardate un pochettino,
andiamo avanti subito a combattere, subito a distruggere, praticamente subito a distruggere tutti questi personaggi, questi uomini. E ancora, ragazzi, una volta, vedete un pochettino cosa c'è addirittura con queste palle di caucciù, le palle di caucciù, ma è qualcosa di assurdo, è qualcosa di assurdo, perché ti fa ridere, ti fa scherzare, no? Ti fa divertire, ecco qua, andiamo, che fai? Vattene praticamente qui su, andiamo a cercare di distruggere 40 secondi, ragazzi, e mettitelo il tempestino, guarda, si agita, e quando te la vuoi spruzzare praticamente, vedete un pochettino, mi spruzzo praticamente questo elemento, vedete, mi spruzzo la salute addosso, ragazzi. E quindi, visto che manca poco, ragazzi, dobbiamo stare attenti perché abbiamo dei colpi limitati, carissimo trio di Brawl. Ecco qua, giocherellone, il trio di Brawl, giocherellone 79, ricordati sempre, giocherellone 79, ecco qua, e guarda, c'è 7, 8, 9, 10, 11, guarda un pochettino qui sopra cosa sta succedendo, mamma mia, incredibile, guarda, mi mandano queste palle in mano, praticamente, ce l'abbiamo fatta. E guarda qui, trio di Brawl, guarda qua, ti faccio vedere, se poi dopo vuoi giocare, sì, ti aggiungo, Vitran 2014, ragazzi, è arrivato Vitran, ragazzi, caro Vitran, puoi entrare, praticamente, come puoi vedere, in live, durante la live, giocherellone ti ha accettato l'amicizia, adesso anche tu sei un amico del giocherellone, possiamo eventualmente curarci, mi piace anche, vedi un pochettino, guarda un pochettino come li carica a succhio, praticamente a succhio di mamma, quindi possiamo addirittura andare qui sopra, guardate i punti esperienza, ragazzi, incredibile, nuovo livello, il livello che ti piaceva a te, trio di Brawl, è incredibile, ti stai divertendo, trio di Brawl, anche a vedere questa incredibile live, la live del giocherellone, eccomi qua, sei arrivato, hai capito bene, sei arrivato e sei pronto per giocare, quindi mi raccomando, non so da che cosa vai a giocare, vai di un pochettino, possiamo prendere anche questa pistola, la pistola di ordinanza di Gigino, praticamente, che è Gigi Peter, sta bomba, praticamente, vai Gigi, ecco qua, il grande Gigi, praticamente, guarda un pochettino che cosa succede, cadono i barili dall'alto, il trio di Brawl è arrivato, ragazzi, e quando il trio di Brawl arriva, sai bene che tipo di, eccoli qua, praticamente, guarda un pochettino, e vai col pistolone, praticamente, sono fortissimi, trio di Brawl, non so se ce la posso fare, sono veramente forti, guarda un pochettino, ci sono i verdi, praticamente, trio di Brawl, adesso giocheremo col trio di Brawl, ragazzi, anche perché non lo so se riuscirò, praticamente, con la pistola di ordinanza, quella, il fucilino, guarda un pochettino qui sopra che cosa sta succedendo, questo guarda che con che cosa sta andando a combattere praticamente, sono un momento incredibile, adesso basta, io sto a livello 24, come hai fatto ad arrivare a livello 24, KO fiera lanciatrice, oh no, trio di Brawl, siamo stati abbattuti, quindi ritorniamo sulla lobby e troveremo trio di Brawl. A TPS sta piacendo giocare a scatto dell'orda, è molto interessante, è molto giocoso, e Fortnite si rivela come al solito, ragazzi, pensate un pochettino, andiamo a equipaggiare, e addirittura vedete i mostri ciattoloni, addirittura la zucca di mamma, e vediamo un attimo anche che cosa ho sbloccato, ragazzi, perché può essere che abbia sbloccato qualcosa di interessante, quindi andiamocela a vedere un pochettino tutti quanti, abbiamo questo blim, pensate un pochettino, scatto di ricompensa, e mi piace il VAM, praticamente, trio di Brawl, 2 secondi proprio che ti voglio vedere un attimo se ho sbloccato qualcosa, il bananone non mi sembra, guarda un pochettino il giocherellone che cosa fa, addirittura guarda un pochettino questi pass che sono rimasti quasi sbloccati, addirittura, ecco quante stelline ho, guarda qui, che bello, molto molto bello, ti piace, carissimo fan di Brawl, guarda un pochettino, andiamo a vedere un attimo cosa posso comprare un attimo nel negozio e poi giocheremo subito con te, ma quanti, 300 V-Buck, andiamo a giocare con Vitran, ragazzi, andiamo a mettere pronto, Vitran giocherà con noi, praticamente, adesso vi faccio vedere Vitran, ragazzi, guardate che bella skin, ciao, bello, è arrivato anche Anthony, fate ciao, ragazzi, quando vedete Anthony, dite ciao Anthony, sei il grande amico di Brawl Stars, sei il grande amico, praticamente, pensate, di fan di Brawl, addirittura Vitran 2014, oggi guardate il mitico Vitran 2014 che cosa ha, dopo Vitran 2014 troverai lo short a te dedicato su Fortnite, è arrivato anche Fratam Carmelo, praticamente, vieni Fratam a giocare, ragazzi, quindi saremo in 3 a giocare, Fratam 10 gioca con Nintendo Switch, Vitran con PlayStation, il mitico Anti Hammer con PlayStation, giocherò col P
PC. Ve lo fa vedere il suo grande joypad, vedete il grande joypad del giocherellone, pronto a giocare, ovviamente wireless perché non amo i cavi, non amo le cose che si attaccano, ragazzi. È bellissima questa parte di Fortnite, grafica sicuramente di altissimo, altissimissimo livello, e quindi siamo pronti a giocare, pronti soprattutto a divertirci in questa incredibile live col giocherellone, giocherellone 79. Se volete giocare con voi, vi faccio vedere anche la skin di Fratma Carmelo. Pensate un pochettino, mettete pronto, caro Vitran, metti pronto, altrimenti non possiamo giocare, non possiamo playare. Hai capito bene? Perché quando vieni sul canale del giocherellone, che cosa devi dire? Devi dire voglio playare con te, devi fare anche col dito così. Ieri mi sono laureato. Complimenti, Anthony, che cosa hai conferito questa laurea? È una laurea triennale o una laurea praticamente quinquennale. Sentiamo questa bellissima cosa che ovviamente il caro Anthony è andato a raggiungere un traguardo della vita molto importante, ragazzi. Il piccolo Anthony, il piccolo grande Anthony, in faccia a mamma, guarda un pochettino con la cosa che mi si mette sempre dietro, il mitico Vitran, ragazzi. Quando vedi Vitran lo devi guardare così, ragazzi. Guardate Vitran, che bello, è fantastico. Guardate che bella skin che tiene Vitran, che fa, si abbassa in medicina, quindi hai conferito la laurea in medicina. Di che fate? Abbassi, qualche problema. Ecco qua, si abbassa. E che fa? Da bombolone in testa, il bombolone, ai, 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 ai. In faccia al bombolone, in faccia al bombolone, in faccia al bombolone. Guarda, sta col bombolone in mano. Ah, mamma mia, stai scavando la pietra. Hai fatto la scaletta. Dopo facciamo rientro in classifica, certo, caro trio di Brawl. Anthony in medicina. Quindi, ragazzi, Anthony è un medico. Hai fatto praticamente i 6 anni di medicina. Che bello, Anthony. Quindi ci curerai tu. Chissà, forse, ragazzi, un giorno vi ammalerete praticamente e potrete essere curati. Pensate un pochettino da Anthony, ragazzi, da Anthony verrete praticamente curati. Siamo pronti ovviamente a cadere perché sapete in questa parte qua dobbiamo buttarci praticamente a scendere a capocchio, a capocchione praticamente. I 6 anni più belli della mia vita, bello bello bello. Adesso dovrei fare la specializzazione. La specializzazione, che cosa hai scelto di fare praticamente? Qual è stata la specializzazione che hai scelto praticamente tu di compiere? Sentiamo il carissimo Anthony, il nostro caro amico laureato in medicina. Poi ti faremo anche uno short, quindi dedichiamo questa live proprio ad Anthony che si è laureato in medicina. È Fortnite con noi, non ci ho mai giocato. Il trio di Brawl ha questa versione, è molto molto bella, dobbiamo dire la verità. E la cosa che ti posso consigliare è di cercare sicuramente degli oggetti ovviamente violacei. Addirittura qui puoi addirittura, vedi, modificare, vedi addirittura le tue armi, il mirino ottico addirittura. Vediamo che cos'altro fare. L'importante è che i nostri cari amici abbiano preso tutto quello che volevano. Qui sarà molto difficile, ragazzi, sarà molto, guarda un pochettino la dinamite addirittura, e stanno per arrivare, stanno per aprire. I nostri grandi amici, che cosa sono andati a fare? Si sono andati a nascondere forse qui dentro, hanno paura di me, hanno paura di tutti. Non so, grazie troppo. Anthony il medico, Fortnite si chiamerà questa live Fortnite. Anthony si è laureato. Pensate un pochettino, a questo punto premo di qua, praticamente distruggo tutto e va. Mamma mia, è brutta questa cosa, non la fate mai, ragazzi, questa cosa qua nella vita, perché veramente vi potete poi dopo trovare praticamente in bruttissime situazioni. Pensate un pochettino, stanno arrivando i bomboloni, stanno arrivando, quindi attenzione, ragazzi, 40 secondi al bombolone, il bombolone arriva praticamente. Puoi parlare dal joystick, no, Trio Brawl, purtroppo non ho messo che parlo in live praticamente, quindi devi sentirti la live da qua. Non ho messo chat vocale, mi devi scusare, anche perché poi dopo streamando che cosa succede, che purtroppo sai che cosa succede, che si ha un problema di eco, si viene a creare un eco come ieri praticamente succedeva al Cirellone. Il Cirellone ieri purtroppo giocando praticamente abbiamo capito che il Cirellone aveva dei problemi, dei piccoli problemi. 6 secondi, ragazzi, iniziamo praticamente da questa parte qua perché dobbiamo capire un attimo cosa fare, quindi andiamo subito. Stanno arrivando, ragazzi, è arrivato Francesco. Io ho 20 anni, hai 20 anni, già sei laureato praticamente, già sei laureato in medicina, sei un genio, mamma mia, l'abbiamo fatti saltare, visto sta dinamite, dinamite a tutta forza praticamente. Vai qui sopra, vai qui sopra, vai qui sopra, a sparare, mamma mia, ragazzi, assurdo, assurdo. Guardate qui sopra il calippone, ragazzi, guardate un pochettino il bombolone magico, guarda quando arriva il bombolone, mamma mia, il bombolone. Dobbiamo distruggere anche queste torri, pensate un pochettino. Guardate i nostri amici che cosa vanno a fare, sono incredibili, ragazzi, questi amici, questi grandi amici. Vedi questo bombolone, vai col bombolone. Ah, il bombolone non funziona, ragazzi, il bombolone non funziona. Oh, mamma mia, che cosa fai? Sopra andiamo con l'effetto formaggino, guardate un pochettino con l'effetto formaggino. E questo non è un'arma proprio d'oro.
cannone, ragazzi, perché ok, perfetto, era meglio la mitraglietta. Hai capito bene? Perché quest'arma praticamente che cosa va a fare? Dobbiamo anche recuperare questi oggetti, praticamente distruggere questa cosa. Francesco è arrivato, il tiro di Brawl ha paura, paura, quindi hai capito, c'è il problema del coso, praticamente, come si chiama? Dell'eco, quindi si viene a creare un eco. Ragazzi, questa parte qua non è buona, questa cosa, questo coso qua non è buono, quindi dovete sicuramente andarvi a pigliare il fucile, perfetto, perfetto, un fucile forse con uno sparo sicuramente maggiormente ragazzi, consecutivo. Le pistole secondo me non vanno bene, avete capito bene, purtroppo è così, su questo siamo un po' limitati. Andiamo avanti, guardate un pochettino il pistolone di mamma, praticamente come se ne va, guardate un pochettino, guardate questo che ha fatto la casa, praticamente sta giocando a Minecraft, non sta giocando più a Roblox, a coso, praticamente, come si chiama? E andiamo avanti da questa parte qua. Ah, Fortnite è bella questa versione di gioco, praticamente, per mi ha fatto male, mi stai facendo male, mi continui a fare male, praticamente, vedete un pochettino, e guardate qui sopra chi c'è, ragazzi, il cirellone, dov'è il cirellone, dove sta, praticamente, eccoci qua, praticamente, vai col cirellone, e il bombolone, ragazzi, guarda il bombolone, piede sul bombolone, piede il bombolo, mamma mia, bombe veramente dappertutto, quindi cerco di andarmene praticamente da quest'altra parte qua, vado a distruggere il nostro ovviamente incredibile amico, e ci spostiamo ovviamente da quest'altra parte qua, e sono momenti che sicuramente fanno riflettere. I miei amici hanno perso, forse, non lo so se hanno perso, so solamente che sicuramente stiamo vivendo situazioni spettacolari, perché ce ne andiamo da quest'altra parte. Mamma mia, ragazzi, poveri amici qui sopra. Eccolo qua, questo qua, il mitraglietto. Mamma mia, aiuto, il cirellone dov'è, ragazzi? Il cirellone, a questo punto è meglio che me ne fuggo, perché proprio in faccia. Giocherellone 79 è stato distrutto. In quest'ora ci dovrebbe essere Roblox, lo so, Francesco, purtroppo stavo giocando a Fortnite, perché che cosa è successo in Fortnite, carissimo Francesco? Sono cambiate, guarda un pochettino che cosa, le grandi disposizioni, non ho capito se hai 61 anni, no, 46 anni, a breve farò 46 anni, carissimo matazoide, ragazzi, il matazoide di turno, praticamente questi bomboloni, vedi, non avere paura di bomboloni, perché hai paura di bomboloni, praticamente, mi ricordo c'era un mio professore, lo chiamavano bombolone, pensate un pochettino, perché lo chiamavano bombolone, perché teneva la capa grossa, e se faceva sempre chiat, e russo in faccia, praticamente, assurdo, matazoide, con questo incredibile, sono un po' triste, ragazzi, matazoide è triste, il piccolo matazoide è molto triste, quindi ne è 45, sì, 45, quindi a breve ne farò, penso un pochettino, ne farò 46 a breve, o qualche mese, e quindi andiamo avanti da questa parte qua. Pensa che io videogioco da quando avevo 5 anni, quindi videogioco da 40 anni, ho scritto anche per alcune riviste videoludiche nella mia carriera di videogiocatore, il mio lavoro però non è fare il video, mia mamma ha 43 anni, allora un saluto sicuramente a tua mamma, che dirti che forse ci segue anche vedendo la live, e che dire, vive i videogiochi, ma soprattutto viva Fortnite, ma bellissima, ragazzi, questa versione di Fortnite, pensate un pochettino, con i mostri, veramente spettacolare, guardate un pochettino qui, l'unico fatto, devo dirvi la verità, ragazzi, stavo giocando a Wii Sport, ti piace Matazoid giocare a Wii Sport? Matazoid è un grande amante, pensate un pochettino, ragazzi, di che cosa, di giochi retro gaming, pensate un po', questa pistolina per esempio non va bene da questa parte qua, attenzione, in questa ora ci dovrebbe essere Roblox, ma purtroppo non c'è, attenzione, lei non gioca ai videogiochi, che dirti, e quindi tu videogiochi solamente in live, e quindi non con gli amici, non con i compagni forse di scuola, devo dire la verità, io molte volte però invece, sai, ho fatto giocare mia mamma e mio papà quando ero piccolo, devo dirti la verità, quando ero piccolino li ho fatti giocare anche a loro e ci siamo divertiti, mamma mia, in faccia, vai un pochettino con questa, mamma mia, quel pistolone, guarda un pochettino, sì, è bello, e quindi però io sì, e tu sì, praticamente, tu giochi ai videogiochi e tua mamma no, che dirti, sicuramente tua mamma avrà le dovute ragioni per non voler giocare ai videogiochi con te, non
non ti preoccupare, l'importante è che diciamo su questo internet ha anche risolto tante cose. Mamma mia ragazzi, guardate qui sopra che colpi veramente incredibili, perché vado a inserire, vado a ricaricare, poi praticamente questo colpo, vedete un pochetto, dobbiamo stare molto attenti ragazzi, però ha risolto anche tanti problemi degli amichetti. Infatti devi sapere che quando ero piccolo molte volte invitavo i miei amichetti a giocare con me a casa, però molte volte o un amichetto non voleva venire, oppure c'era quello che voleva fregarsi le cose, penso un pochettino, però io sì, ciao Francesco, ciao, buona giornata a te. E quindi che cosa succedeva? Attenzione, attenzione, che cosa succedeva? Che questi amichetti poi dopo, non era più difficile, era molto difficile vedersi per giocare insieme, soprattutto in modalità, diciamo, multiplayer, ma non tramite internet, perché internet non esisteva. E quindi che cosa successe? Che grazie a internet, grazie al multiplayer, abbiamo risolto sicuramente tantissime cose, tantissime situazioni. Buttiamoci quindi da quest'altra parte qua, andiamocene praticamente di qua e vediamo che cosa fare. Quindi ci buttiamo da quest'altra parte qua. E sono momenti sicuramente particolari, che vanno praticamente, mamma mia ragazzi, e qui è distruttivo, per esempio guardate qui su, ma è meglio che me ne scappo ragazzi. Ah, mamma mia, qui è brutta questa situazione, brutta questa porta, buttati di qua praticamente di qua. E sono ragazzi qui, ok, perfetto, round 2 ragazzi, subito dovete prendere qualche cosa. E ovviamente qui c'è, veramente siamo stati distrutti ragazzi, guardate un pochettino la motosega, non l'avevo mai presa, sicuramente mi sbarazzerei di questa pistoletta, vedete un pochettino i guanti, con i guanti è la fine praticamente, la fine di questi personaggi. Prendetevi la mitraglietta ragazzi, la mitraglietta è molto molto importante da prendere. La problematica ci riprende praticamente la vita, siamo rimasti solamente 3. Matazoid è buona l'anguria, ma non è stagione Matazoid. E guarda un pochettino, c'è anche Donut Scherenai, addirittura il grande Donut ragazzi, chi non lo conosce ormai lo Scherenai, addirittura VIP member su Twitch, addirittura il grande Donut, lo Scherenai, guarda un pochettino le bombe di mamma praticamente. Andiamo a cercare di distruggere quest'altra parte qua, di prenderci questi oggetti. È illegale la pizza con l'ananas, dipende le tegole che sono queste, le tegole canadesi forse praticamente. Andiamo a distruggere questa parte qua, andiamo a prendere ovviamente il bisteccone, il pollo, il prosciuttone, andiamo a capire un attimo cos'altro fare. Dove sa, mi hai messo VIP Matazoid, ti ho messo VIP, hai capito bene, sei anche tu VIP member praticamente su questo piano qua. E guarda il bombolone che arriva sempre, vedi un pochettino Matazoid, perché ragazzi Matazoid VIP member insieme a Donut, Matazoid mamma mia ragazzi, guardate che sega in mano che tiene questa, c'ha una sega in mano veramente distruttiva ragazzi, vedete un po', mamma mia che lancia le lame praticamente, una sega lancia lame, non si era mai visto una cosa del genere ragazzi. E Matazoid è contento ovviamente di essere praticamente diventato un VIP member sul canale del Giocherellone, pensate un pochettino, veramente bellissimo questa parte qua. Stiamo attenti da questa parte qua, andiamo a vedere, oh che dolore di pancia. Matazoid, ciao, ecco qua VIP, un diamante, un diamantino proprio per il tuo caro, dal tuo caro amico Giocherellone, carissimo Matazoid. Ma perché questo? Perché il Giocherellone ti fa vedere sempre i giochi più belli del passato, del presente, gli early access, giochi di ogni tipo caro Matazoid. Perché ti piace essere protagonista, perché ti piace essere VIP member, perché ti piacerà forse essere anche abbonato, perché se hai la possibilità abbonati al canale Giocherellone, supporti il canale e tutte le migliorie degli abbonati, penso un pochettino carissimo Matazoid, addirittura Vitran è 425 di livello, addirittura mamma mia Vitran, incredibile, ti faccio i miei complimenti sicuramente per essere arrivato a un livello comunque così alto. Matazoid, Giocherellone, sei uno youtuber che mi fa sempre rilassare e ti devi rilassare su questo canale, perché questo è un canale basato sull'amicizia, sul gioco e su Pino Shooter, vedete ragazzi, ragazzo calabrese, Pino Shooter, moderatore, artista, primo supporter, guardate Pino Shooter che tiene praticamente come effigi, Pino Shooter, hai capito bene, il nostro grande amico, il ragazzo calabrese da 4.000 euro al mese, il ragazzo che sta perdendo un po' i capelli, vedete queste parti qua, Pino Shooter perde i capelletti, vedete ragazzi, ed è violaceo praticamente, Matazzo dice pizza, sta pizza Pino Shooter, faccio il gesto calabrese, quello della benedizione, o il gesto calabrese dello sputo in faccia, ma non so qual è
il tuo gesto principale, carissimo Pino Shooter, però se è calabrese, calabrese davvero, quindi vediamo, vediamo un pochettino nel tempo il gesto calabrese che tipo di situazione ci farà scoprire. Ma non è una pizza, è un Doritos, non lo può mangiare Pino Shooter perché contiene troppo sale. Pensa un pochettino, guarda un pochettino questo povero ragazzo che sta acchiappando mazzata a tutte parti, costruisce le casette per gli alieni, gli hanno dato una testata in bocca addirittura, ed è così che finì la nostra grande avventura. Classifica giocherellone, addirittura la classifica sono arrivato molto molto dietro, addirittura solo 11.000. guarda un pochettino quanti punti, guarda quante cose sono andato a sbloccare, vediamo un pochettino se mi ha gratificato. Pino Shooter non sa, conoscevo questa modalità, io contento. Troppi zoid, Matazoid contiene troppi zoid, hai capito bene? Gli zoid hai visto, li hai cercati su internet che cosa sono praticamente questi zoid? Guardate un pochettino la stellina di mamma, vediamo un pochettino se possiamo sbloccare anche qualche altra cosa, vediamo un pochettino andando a destra e sicuramente andando a sinistra, e ci troviamo ovviamente in quest'altro luogo. Andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa. Zero costruzioni con i mostri, pensate, rientro zero costruzioni, battle royale, reboot per me e per mamma, praticamente criminal addirittura facciamo, classifica rientro zero costruzioni, faremo questo e vediamo che cosa possiamo compiere. Classifica sì, andiamo a mettere pronto, giocheremo in tre, penso, poi te ne mettilo, però non avere paura, metti pronto e giocherai con me col giocherellone. Il teo tipo giochiamo a fare rientro in classifica, l'ho messo. Il Matazoid, giocheremo nella collaborazione limitata agli abbonati. Che senso la collaborazione? Come vorresti collaborare? Ti ricordo sempre che il giocherellone è anche un fantastico blog. Mi aspetti che sto entrando? Bene, ma aspetta Matazoid, aspettiamo Matazoid che fra poco entrerà, ragazzi, lo aspettiamo. Intanto vi faccio vedere le skin Fratam Carmelo, il giocherellone e Vitran, addirittura vi faccio vedere il grande Vitran, ragazzi. Collaborazioni su YouTube, che collaborazioni vuoi fare? Se hai un canale anche tu YouTube possiamo fare le collaborazioni insieme, però in realtà YouTube adesso ha cambiato delle politiche, cioè non si può fare pubblicità tra canali, bisogna utilizzare le pubblicità di YouTube, praticamente bisogna pagare YouTube per sponsorizzarsi e quindi la cosa è un pochettino differente. Quello che si può fare come collaborazione è una live in collettivo portando i tuoi iscritti e i miei iscritti. Vedremo, carissimo Matazod, ce l'ho, che cosa ce l'ho? Bruno, ce l'hai il canale YouTube. Aspettiamo ovviamente che Matazod accenda questa PlayStation, eccolo qua, guardate Fratama di sembra il personaggio di Napoli Centrale, quello là che dice Fratama tutto a posto, mietta da supposta, e sembra un pochettino lui, dobbiamo dire la verità. C'ha praticamente il canale YouTube e mi fa piacere, sei un grande amico. Ma io l'ho fatto con una collaborazione, un mio amico YouTuber l'hai fatto, e che cosa avete fatto e cosa avete portato? Intanto aspettiamo Matazoid che accende questa PlayStation, ragazzi, qualche secondo ovviamente di pazienza per vedere insieme. Guardate Fratam come sta ballando, sta arrivando Matazoid, ma quando arriva Matazoid la sta costruendo la PlayStation. Ma io l'ho fatto la collaborazione, ma ti sei dimenticato di costruirti la PlayStation, carissimo Matazoid, perché sono momenti questi veramente belli, momenti spettacolari, momenti veramente che mai più, diciamo, smetteremo di ricordare. Mani in alto, mani in basso e ovviamente balletti a tutta forza, perché qui ragazzi ci si diverte, avete capito? Vediamo un pochettino. Ok, Matazoid non sta arrivando, Matazoid fai presto a venire, accendila questa presa. Matazoid praticamente mentre facevo una challenge, ma suo fratello ha rovinato un video e ci ho fatto il content creator, però Matazoid noi ti stiamo sempre aspettando. Matazoid, chi è lui? È arrivato Matazoid, ragazzi, non lo sappiamo, scherzo, ti voglio bene, mi vuoi bene? Oh, aspetta, scherzo, quando si bella quando balla Macarena, uè, Maddalena, e sono così le maddalenate. Perfetto ragazzi, Pino Shooter dice ballo, mi ruoto e paro. Mata, qua sono, dove sei? Allora sei pronto, se sei pronto a giocare giochiamo con Matazoid, praticamente ragazzi mettiamo pronto e Matazoid, eccolo qua Matazoid, guarda quanto è bello Matazoid, ma aspettate, adesso vi faccio vedere Matazoid, guardatelo qui ragazzi, è lui, si chiama Matazoid FN, praticamente Vitran contro Matazoid, ragazzi, la grande battaglia. Vitran detto lo scheletrino, praticamente lo scheletrino dorato, Matazoid
diventa una femmina verde. La sua donna preferita è la donna verde, praticamente. Guardate un pochettino, Matazoide che fa? Fa il ballettino, guarda un pochettino, no, no, basta, basta. Ecco qua, il ballo del ciaccia, praticamente, il ballo del Joker, praticamente. Guardate, e beh, bravo. Calciatori, posso giocare? Calciatori, sì. Inizia ad aggiungere, giocherellone 79. E poi alla prossima partita ti farò entrare al posto di qualcun altro, praticamente forse qualcuno che non vorrà giocare. Il compagno di squadra ha un ritardo nascosto matchmaking abilitato, il grande compagno di squadra, e il compagno di squadra che arriva sempre dopo. Iniziami ad aggiungere. Il nickname è il seguente: Giocherellone79, il tuo amico streamer, il tuo amico content creator, il tuo amico che ti fa vedere, vedi Giocherellone79, ti fa vedere sempre videogiochi più belli del passato. E quelli là del presente, dove addirittura potrai essere anche tu protagonista di questi fantastici short, di queste fantastiche live, di questi fantastici ovviamente video, perché volevi il gioco, volevi il gioco. Andiamo avanti. Il gattino, eccolo qua. Praticamente, come potete vedere, il gattino mangia da sta pizza, mangia da sta banana, e addirittura mi fate arrivare a Elite. Ti facciamo arrivare dove vuoi tu, ti facciamo arrivare ovunque. Mio meo, micio micio bao bao, micio micio bao bao. Te lo ricordi il micio micio bao bao? Quella mitica canzone, ovviamente di un tempo. Andiamo avanti da questa parte qua e ci spostiamo qui sopra. Oh, attenzione, mamma mia, ragazzi, sono caduto. Andiamo a fare un po' di allenamento. L'allenamento che qua Matazzo dice micio micio bao bao. Poi Matazzodi gli dedichiamo i giochi degli zoidi, l'ho detto 30.000 volte, ma mi piace fare il repetita iuvant, il cosiddetto ripetere fa bene, ragazzi, ripetere fa bene. Che sul canale del giocherellone vi potete sempre divertire, potete sempre giocare, potete sempre alle PlayStation 4. Io gioco da PC, però ho anche la PlayStation 4. Nello specifico, carissimo calciatori, la PlayStation 4 Pro. Matazzo del giocherellone mi regala una stazione della NASA, tutta la stazione della NASA. Ti posso regalare un naso di qualcuno, praticamente il naso di. Guarda qua, guarda. Wow, bellissimo, guardate un pochettino qui come è fatto, praticamente non mi ci avevo fatto caso. Il pallone aerostatico ha quasi la forma di un mostro di zucca, praticamente. La festa delle streghe, Halloween, la festa delle streghe, la festa di Pino, ragazzi. Halloween, la festa di Pino. Giocherellone, ti regalo il naso di Monkey Island, il naso finto con la gomma intorno, praticamente. Quindi dei nasi volanti. Pensa a quello del tipo senza naso di Harry Potter, il tipo di senza naso, ah, il coso, Mangor Witch, come si chiama lui, praticamente, Bombolich, praticamente. Sono personaggi particolari. Vi ricordo, il giocherellone è campione, ragazzi. Vedete la corona di campione. Quindi mi raccomando. Cerchiamo un attimo di mantenere inalterato il grande nome del giocherellone, che non vi abbandona mai da una parte, ma da un'altra parte sicuramente deve prendere gli bomboloni, praticamente prendi i bomboloni, prendi questo bombolone, ora mangiati il bombolone da questa parte qua. E qui andiamo a prelevare praticamente degli oggetti, praticamente tra cui altri bomboloni, praticamente prendi i bomboloni. Quindi, presi i bomboloni, possiamo finalmente giocare. Andiamocene quindi da quest'altra parte qua e vediamo quindi che cosa fare. Il tipo senza Mongorwitch, come si chiama? Mongorwitch, quello là un po' mongoriccio, ecco qua. Guardate qui, ragazzi, finalmente abbiamo preso delle armi veramente fantastiche. Queste armi, oh, il cerbottano, praticamente, che fa rima con. Ti posso mandare la richiesta? Calciatori, certo, giocherellone 79, ma devo ritrovare praticamente i miei grandi amici. Dove sono i miei grandi amici? Oh, mamma mia, questo è uscito da dietro. Bruttissima questa situazione. Avete visto che brutta situazione? Matador Gigino Pilotino. Gino Pilotino. Te lo ricordi Gino Pilotino? Quello che ti faceva ridere, quello che ti faceva giocare fuori classifica. Che fa? Guardate un pochettino, incredibile. Mamma mia, ho rotto tutto. Bronzo 2, il bronzo di Riace, praticamente incredibile. Mi preparo a giocare, in attesa ovviamente che vado a vedere questo ragazzo, questo signore che chissà come ha fatto a distruggermi, ragazzi. Assurdo. Gino Pilotino, il ragazzo un po' salsiccino. Lobby non pronto, lobby non pronto. E Fratma addirittura è stato attaccato. La prossima partita inizia tra 0 secondi. E se volete giocare col giocherellone, lo potete fare, ragazzi. Giocherellone 79. Il giocherellone è colui che vi porta sempre i giochi più belli, i giochi più spettacolari, i giochi più interessanti.
intellettualmente stimolante, come molte volte Pino Shooter ha ricevuto la stimolazione. Sam Pask ha abbandonato il gruppo, se n'è andato a casa di frato, ma praticamente Matador de Fano non classificata perché sono scarso e non riesco a giocare con le persone brave solo con i bot, addirittura non ci credo. Matador, questa cosa che tu stai dicendo sicuramente è una cosa che sottovaluta le tue grandi potenzialità di ragazzo Fortnite, di ragazzo che voleva il gioco, di ragazzo che distruggeva praticamente sempre tutto. Perché questo, carissimo Matador? Perché tu sei bravo, sei una brava persona, sei molto capace, sei capace anche di giocare e di playare, di arrivare lontano, penso un pochettino, con questi incredibili, incredibili ovviamente momenti di bellezza, momenti di ristoro, momenti di felicità, felicità. E mangiare un panino con dentro un catino una felicità. Ecco qua è arrivato Rev Fish, ragazzi, e quando arriva Rev Fish, tu lo sai che tutti quanti ci divertiamo, vedete i grandi inviti, andiamo ovviamente a fare che cosa? Ad aggiungere praticamente membri della squadra, gli inviti praticamente ai giochi recenti. Chiede dove è Rev Fish, non lo trovo praticamente, andiamo a membri della squadra, inviti a fare che cosa? Non sappiamo queste persone chi sono. Antonio Strombolo, ragazzi, avete visto? Attendiamo il gruppo, quindi andiamo a cercare di giocare. Volessimo tornare per caso alla lobby, vedete ho preso anche dei grandi oggetti praticamente, l'accetti, certo. Qual è il tuo nickname, calciatori? Forse non l'ho visto, vediamo ragazzi, forse mi sono perso il nickname di calciatori. Potresti tornare in lobby? Sì, eccomi qua. Dove sei praticamente? Vediamo un pochettino dove sei e andiamo a vedere un attimo il nostro caro amico dove sta praticamente. Ecco qua, Matazoid è arrivato. Che nick ne potresti tornare il nome? Il calciatore, che nick avevi praticamente? Che nick avevi? E ti aggiungo subito Rav Fish, per caso, non mi ricordo, Brafratag, Plico Buffo, Cristianich, Antonio, Nico Nambo, Togadilli, Ick Rav, te lo ricordo il tuo grande nickname? Dimmelo che ti aggiungo, forse non sono riuscito ad aggiungerti. Anettil Wars, è qua, vogliamo fare questo e facciamo questo Rar Rushing, quindi vediamo un attimo il mitico Rav Fishing, forse dovrebbe essere questo. Accettiamo Rav praticamente, vediamo, non c'è nessun altro. Regersquick non lo vedo praticamente, non lo vedo. Ti ho messo Rav Fish e è arrivato il fiscellone, ragazzi. Andiamo ovviamente a uscire, altrimenti non potremmo giocare. Lasciamo questo gruppatello, vedete un pochettino da questa parte qua, e andiamo a vedere di giocare casomai, ragazzi, in zero costruzioni non classificata, ragazzi. Quindi se volete giocare con me, venite a giocare adesso. Micio bau bau dice ovviamente, ma dato, potremmo fare questa mappa trio di brawl. Vedi Fratma è arrivato, lui col 10, vedi, guarda che skin a Fratma ha comprato, guarda la ragazza che vola con la gonna, si vede la gonna praticamente sotto, chissà che cosa tiene. Andiamo ad aspettare l'ultimo grande amico che può giocare con noi. Rave Fish è arrivato, ragazzi, e subito premiamo Y sul joypad al fine di andare a playare. Rav Fish 5827 con la palla gigante in testa, ma è arrivato anche Matazoid. E quando arriva Matazoid, ragazzi, dobbiamo premere sempre Y. Ci sono ben tre parti, alcune parti, doppia palla per Matazoid. Matazoid la fa alla palla sinistra, Rav Fish fa il pesce con la palla destra, e poi il trio con le costruzioni. Le volevi fare con le costruzioni? Abbiamo fatto questo adesso. Vedi un pochettino se vuoi giocare in questa maniera. La prossima volta potresti scegliere tu praticamente cosa andare a compiere, in attesa che gli altri tre giocatori siano pronti. Aspettiamo se gli altri tre giocatori sono pronti e giocheremo. La palla colpisce praticamente, quello è una palla in testa, cioè che devo fare? Mica posso dire un qualcosa, che ne so, questo c'ha una palla colpisce, che devo fare? Guarda un pochettino, palla a destra, palla a sinistra, e si chiama anche Rev Fish, il pesce sega raro, e sta scritto lì, ma sta scritto lì, guarda come si chiama questo ragazzo, guarda un po', si dice pesce sega raro. Ecco qua, questo è il mistero, la skin, ma lui si chiama Rev Fish 5827, quindi raro pesce sega praticamente. Trio di brawl, qua possiamo giocare tutti, hai capito bene, possiamo giocare tutti tranne Matazoid. Ho visto Far From Home l'altro ieri, ti è piaciuto, credo che ti sia piaciuto anche parecchio, perché tu eri un fan praticamente della serie, e c'era mistero questo ragazzo. Che poi dopo ti consiglio un altro gioco da comprare,
comprare praticamente. Che cos'è? È da comprare gratuitamente, da scaricare gratuitamente. Marvel Snap con le carte, dove troverai anche Mysterio. Era bello, ti piace Mysterio perché cioè, non vedi sotto la palla che tiene. Il calciatore dopo gioca, ma rientro anche questo. Ma da sotto mi piace Spider-Man, ti piace l'Uomo Ragno perché mi ricordo che una volta uscisti con una ragazza e quella ti dice ormai sotto le ragnatele, sotto casa ovviamente. Trio di Bruno, tutti quanti possiamo giocare. Matazzo, ah, vabbè, carino, ti piace Matazzo? Guarda che Matazzo è molto contento col suo diamantone di giocare a questo Fortnite. Sotto la palla tiene un attore famoso, sotto la palla la capra canta, sotto la palla la capra crepa. Fritto for roll, andiamo a prendere ovviamente le nostre grandi mappe e ci buttiamo praticamente qui dentro. Andiamo a vedere e vediamo un pochettino. Sì, ho selezionato la modalità. Siamo pronti per giocare. Matazzo ha paura, ragazzi, inizia tra un secondo addirittura. Siamo fluttuanti praticamente e cerchiamo ovviamente di prendere anche delle armi praticamente. Andiamo a buttarci praticamente qui sopra e vediamo che cosa poter fare. Sì, ok, perfetto, ho messo chi è. Pretty boy, andiamo a vedere e siamo pronti ragazzi a prendere ovviamente tutto quello che sappiamo. I calipponi viola, vedete un pochettino questi succhi di frutta, i succhi di frutta palla vorace praticamente, vedete un pochettino con queste palle che arrivano veramente dappertutto ragazzi. Andiamo a vedere i bomboloni praticamente, i bomboloni da quest'altra parte qua, andiamo a saltare. Ma dove stanno tutte le altre persone? Non lo so perché si può tutti. Quella è la panca, è la parca o la campra? Sopra la panca la capra campra, sotto la campra la capra crepa, addirittura le armi dorate ragazzi, pensate un pochettino che cosa è andato a inserire questo incredibile amico praticamente in questa grande mappa, in questa grande mappina praticamente. Ce ne andiamo quindi a quest'altra parte qua, chissà che cosa troveremo, i grandi tesori che possiamo ovviamente andare a recuperare, quasi andare appunto a compiere. Vedete queste palle magiche praticamente, vedi un pochettino il succo di frutta, quello avariato che ovviamente va qui sopra a essere attaccato. Vediamo un pochettino, eccolo qua, vedi, ce ne dobbiamo proprio scappare da questa parte qua e vediamo qui dentro che cosa c'è lì. Lifetime elimination, perfetto, eccolo qua, è arrivato lui, dobbiamo attaccare quest'altro, quella parca praticamente, tu che ne sai, praticamente ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua, vedete cosa succede da questa parte qua, ci andiamo a prendere ovviamente questi altri oggettini e ce l'abbiamo quasi fatta ragazzi, perché il cerchio si sta restringendo, non vedo nessun altro praticamente. Però come faccio? Chi è che spara ragazzi? Eccolo qua, è lui. Ti ha fatto, ho vinto, mamma mia, brutta situazione per lui. Ho vittoria round 1 su 100. Assurdo davvero, il giocherellone ha fatto queste cose ragazzi, è veramente triste, povero ragazzo, ha acchiappato proprio in faccia addirittura, vedi un pochettino, guarda quanti livelli sono andato a prendere, quanti punti esperienza. Assurdo, non se lo aspettava Fratma e Matazode. Ce ne andiamo quindi da quest'altra parte qua, andiamo a premere ovviamente questa fantastica X, perciò non ci capivo niente, però hai vinto, hai visto come vado a vincere, sono molto bravo a giocare. Lui, guardate Matazode con la palla, è rimasto male, doppia palla praticamente per Matazode. Piatti tutto praticamente, anche il pesce palla, vedi un pochettino il pescione va qui sopra, non possiamo usare praticamente, vedete, vado a buttare praticamente pezzi di pesce dappertutto ragazzi, vedete, questi pesci saranno molto particolari perché il pesce fa bene, non ci capivo niente, diceva Matazote, praticamente giocherà annulla il matchmaking, annullo tutto carissimo coso, carissimo Matazzotto, come faccio a annullare il matchmaking? Wow, guarda quanta esperienza ho avuto, guarda qua, assurdo, quasi a livello 23 e basta, stai fermo. Ma il Rev Fish, il pesce raro, il pesce riro, mamma mia, è stato bravo, like e favorito su show supporto, metto il favorito, mamma mia, in faccia praticamente con questa palla in testa, ma lo stantuffa praticamente in sopra. E andiamo a vedere Matazoid ovviamente a che livello ragazzi è arrivato, un livello di quello di Matazoid veramente incredibile, guardate com'è bravo Matazoid ragazzi, guardate come lo ficca dentro, lo stantuffo per ricaricare l'arma, mette la pallina praticamente, ha preso un'arma Matazoid un po' bruttarella, guarda Matazoid che fa, prende a
a spallate praticamente tutto. Sono momenti veramente magici, momenti vera. Oh mamma mia, una palla in faccia addirittura, e Matazoid ha perso. Matazoid, che era un grande campione, è diventato un grande polpettone. Questo si mette questo spray praticamente in faccia proprio per guarire praticamente da eventuali ferite, come potete vedere. Quindi, come potete notare, guardate che cosa va a fare, è veramente di tutto e di più, perché è uno dei giochi sicuramente più belli, questo mitico Fortnite di sempre. Perché? Perché Fortnite ti conquista per questa sua continua aggiornamenti, continua varietà di gioco, le armi, le skin, cioè veramente. E guarda, l'ha acchiappato proprio in testa, sono un polpettone, sei un bombolone praticamente. Guarda Fratma Carmelo come va a esultare praticamente. Andiamo ad esultare con questi altri personaggi. Matazoid è pronto, andiamo ad aspettare l'avvio della partita in corso. Io vado fra 10 minuti, Matazoid anch'io vado tra 10 minuti, facciamoci l'ultima proprio partita e vediamo quindi che cosa andare a compiere praticamente. Andiamo a vedere Mythic Desert, I'm free from in attesi altri giocatori. Teleporting tra poco e Matazoid, guardate dove è andato. Guardate qui dentro che cosa c'è. Vai a pigliare, ovviamente quest'altro, addirittura il pesce, ragazzi. Guardate un pochettino, dobbiamo capire i nostri amici. Abbiamo acchiappato il Matazoid contro il Matazoid. Guardate come salta. Matazoid che salta a tutta forza praticamente. Guardate Matazoid. Mamma mia, mi ha ammazzato a tutti. Sei stato bravo perché Matazoid non ce lo aspettavamo. Che dirvi ragazzi di questa grande partita? Sono belle queste mappe, sono molto interessanti, però devo dire la verità, forse preferisco, ripeto, per una questione di varietà sicuramente giocare anche a queste mappe, ma se dovessi scegliere il gioco normale, devo dirvi la verità. Vado a mangiare, il trio di Brawl va a mangiare, Matazoid va a mangiare, tutti quanti andiamo a mangiare. Quindi ragazzi, che dirvi, io vi ringrazio per questa live, per queste partite a Fortnite, ci siamo divertiti molto. Se vi piace il canale iscrivetevi, abbonatevi, donate, mettete mi piace, commentate. Volete supportare il giocherellone, lo potete fare. Come si supporta il giocherellone? Facciamoci l'ultima partita e poi basta, grande Matazoid, perché altrimenti poi dopo Matazoid ha dei problemi, ragazzi. Dopo ricordiamoci che poi Anthony si è laureato, quindi dedicheremo questa live ad Anthony. Matazoid si ha degli impegni molto molto importanti, ragazzi. Matazoid, il nostro caro amico che gioca sempre con noi, pensate un pochettino, lui dice andremo da qua, abbiamo solamente un secondo e 16 stacchi, sì, stacchi di panca praticamente. Andiamocene quindi da quest'altra parte qua, come potete vedere, no names, heroes senza nomi, abbiamo qualche secondo, che c'è un numero di telefono forse per chiamare a qualcuno e dobbiamo mettere mi piace anche. Andiamo a pigliare tutte queste palle praticamente, come potete vedere, andiamo ad aprire questo coso e per Matazoid adesso la vediamo molto molto dura praticamente. Guardate perché con Matazoid, ragazzi, è qui il polpettone. Ok, perfetto, qui Matazoid la vedo male. Matazoid la vedo male, praticamente è qui a 16 stacchi praticamente, carissimo Matazoid. Attenzione, ovviamente ci dobbiamo cercare di recuperare. Eccolo qua il Matazoid è qui ragazzi, l'avete visto, guardate un pochettino Matazoid che sta facendo, guardate che sta facendo Matazoid ragazzi, qui sono momenti veramente distruttivi, perché Matazoid ha una super arma, pensate. Anticipalo. Mamma mia, è stato bravo. Fratam è stato bravo. Insomma, mi dai il tuo numero, il mio numero di cosa? Ecco qua, noi abbiamo una chat pubblica su Discord. Basta che clicchi sul box informazioni e potrai vedere tutti i link dei social network e del giocherellone e accedere a Discord. Va bene ragazzi, io ringrazio tutti per questa live, faccio qualche minuto di pausa e ci vediamo più tardi nel pomeriggio con un'altra incredibile live. Grazie mille, ciao a tutti dal vostro giocherellone. Vinco finalmente, ci voleva Matazoid. Sei stato bravo. Ciao a tutti. Da chi? Dal giocherellone.